Terminata la stagione regolare e anche l'appendice playoff, tempo di pagelle di fine anno per le quattro rappresentanti abruzzesi di Serie D che avranno certamente il Teramo l'anno prossimo come compagno di viaggio certo e qualora dovesse vincere gli spareggi nazionali anche il Giulianova, con una flotta che balla tra 5 e 6 rappresentanti della nostra regione, con la prospettiva di 4 qualora l'Aquila dovesse centrare il ripescaggio e il Giulianova mancare il salto di categoria. Si diceva dei giudizi, il più alto dei quali va ovviamente proprio all'Aquila, vincitrice dei playoff dopo aver mancato d'un soffio la vittoria del torneo. La squadra inizialmente affidata a Massimo Epifani, esonerato dopo l'infrasettimanale di Fano inizio novembre, con Roberto Cappellacci e con il successivo cambio di modulo ha cambiato marcia. Ha battuto due volte il Campobasso, terminato al primo posto, ha piegato la San Benedettese nello scontro diretto di aprile ed è arrivata fino alla fine ancora in buona forma. Tutto questo malgrado il cambio di guida tecnica, l'intermezzo Moreno Sacchetti, designato come nuovo DS, la cui esperienza è durata pochissimo. Il pubblico e i gol di Banegas, oltre ad una solidità difensiva incredibile, i fattori che hanno permesso una rimonta stoppata nel pomeriggio di Termoli, ma più in generale da qualche risultato contro le piccole che ha fatto mancare quei punti che servivano per arrivare in testa. L'otto e mezzo è meritato, considerando anche i progetti crowdfunding e stadio, che saranno nerbo per una società che anche l'anno prossimo, con l'arrivo probabile di Ciccio Micciola dietro la scrivania di direttore sportivo, avrà ambizioni di altissima classifica. Così come le avrà l'Avezzano, troppo discontinuo quest'anno per poter aspirare a qualcosa in più del playoff. Attacco atomico sì, ma anche qualche zona di campo con meno qualità. Formazione che è andata a corrente alternata, al Deimarsi una sentenza, il trasferta molto balbettante. Anche nella Marsica biancoverde un cambio tecnico, ma nel finale con Pagliarini al posto di un Ferrazzoli che anche dopo la trasferta di Notaresco aveva annunciato le dimissioni. Un organico più equilibrato, con qualche stella in meno e più sostanza nei momenti decisivi, saranno gli ingredienti futuri. Un futuro che vede già le riconferme dello stesso Pagliarini, di Filippini, Onazzi, Danceschi, Senesi e Mascella, spina dorsale già costituita e un mercato che dovrà rifinire la rosa. La sufficienza è data dalla qualificazione playoff ed è un voto di fiducia per quello che ad Avezzano sperano sia un domani vincente. Voto alto, non come l'Aquila, ma quasi quello del Notaresco. 7,5 per una stagione da incorniciare, partita male, ma che la squadra di Bruno ha avuto la forza di rimettere in piedi con un cammino eccezionale. Vittorie pesantissime come ad Avezzano, a Chieti, a San Benedetto del Tronto, in casa fermate l'Aquila e la stessa Samb. Ottime prove ovunque, giocatori giovani consegnati ad un futuro luminoso come Marrancone, Scipioni, Curtosi, Di Bartolo, un bomber come Nicolas Belloni in doppia cifra e un gioco riconoscibile e piacevole su ogni terreno di gioco. Il domani è ancora da disegnare, a giorni la decisione sullo staff tecnico con Alessandro Bruno che sembra essere arrivato alla fine della sua esperienza in rossoblù. La pagella peggiore è senza dubbio quella del Chieti, un 5 che fotografa quanto è accaduto dopo un inizio fulminante, ma anche con una gestione dei cambi in panchina assolutamente da rivedere. Matteo Ardemagni, grande sogno di mercato, all'asciutto di reti, la parentesi Gennaro Iezzo negativa e che rischiava di trascinare in quota salvezza una compagine che aveva addirittura accarezzato il primo posto. Il caso Fall, le dimissioni del DG Sartiano e l'ultimo scorcio con Pasquale Luiso hanno fatto terminare il Chieti con un posizionamento nella pancia della classifica che sa di fallimento del progetto sportivo, che tuttavia l'anno prossimo andrà avanti ricostruendone però le fondamenta principali per evitare che casi come quelli troppi, visti stavolta, non si ripetano più. L'apporto in zona gol di Cosimo Forgione, capitano in corso d'opera e certamente uno degli uomini più positivi, non potrà bastare per poter sognare di tornare nel mondo dei professionisti. Accanto a lui va costruita una squadra che possa giocarsela fino alla fine per il primo posto.